inspiegabilmente morto. Ieri, a Roma, Raimo Remonti, pittore, poeta, attore. Nessuno di quelli che lo hanno conosciuto e frequentato poteva immaginare che Remo, prima o poi, avrebbe smesso di vivere. Ma nonostante sia un giorno di grande dolore, però siamo tutti felici, siamo pieni di bei ricordi, di grandi risate. Papà si è goduto la vita fino all'ultimo e quindi quello che vogliamo dire è che non deve esserci un vuoto, ma un bagaglio di tutti gli insegnamenti e la voglia di vivere che aveva, spero arrivi a tutti e insomma ognuno di noi la coltivi a proprio modo per vivere meglio, per vivere tutto fino in fondo come ha fatto lui. Quindi siamo contenti, io sono molto fortunata e fiera di portare il suo nome e quindi ringrazio tutti per il grande affetto, sono felice che l'amore che lui ha trasmesso effettivamente è arrivato e è sempre stato contraccambiato, quindi siamo molto, nonostante questo triste giorno, insomma siamo molto felici. Era contento e se l'è goduta tutta. Remo era un caro amico da tanti anni, forse 30 anni, un grande artista, poliedrico, che ci faceva sorridere a tutti e poi pregava molto per me. Questa è una cosa che lui ha sempre detto e io ci ho sempre creduto. È fresco ancora, fra un po' di tempo parleremo di ricordi. Posso dire che è un grande amico, grandissimo amico. È un personaggio unico e forse, non so, la cosa che mi ricordo di più è spero che lui faccia il tifo, perché è una persona che ha sempre frequentato la spiritualità in vita, quindi credo che si trovi abbastanza bene, insomma, dove è andato. E io faccio il tifo per lui. Remo è uno che si è divorato la vita fino alla fine, se l'è mangiata, l'è goduta, è andato controcorrente. Però raramente ho visto, no, per un artista poi in realtà così anche rivoluzionario, così a modo suo anarchico, libero, poi un gradimento totale. Gli ultimi anni si è avvicinato alle ultime generazioni, quelle più giovani che l'hanno amato da subito e quindi l'affetto è enorme. Era insomma un caro amico e insomma ci diceva sempre di andare oltre, di osare, di cercare di artisticamente cercare di trovare qualcosa di nuovo, sempre e comunque per cercare di non essere normali, perché per lui la normalità era un difetto e io sono d'accordo con lui. Scusi, dica, per Remo Remonti? Allora, devi sorpassare sia Andreotti che Bertinotti, svolti veloce a destra per Marinetti, poi vai subito a sinistra via Pedro Gobetti, prendi i discorsi dei Togliatti e dei Sumoldi, Nilde Iotti, attenta a non sorpassare troppo Pasolini e Sanguinetti. A Ponte Milvio invece puoi pure sorpassare i libri De Volo, Moccia e quei cazzo dei Lucchetti. Vai verso lo stadio olimpico, te godi Totti. Eviti i salotti di Via Condotti, le vetrine della Laura Biagiotti, i discorsi e i dischi dei Giovanotti, Ramazzotti, gli ultimi dei Venditti. Davanti a Cazzal Sant'Angelo te rivedi a Tosca, De Magni, Coprietti e Monica Vitti. Passi davanti a Pasquino, gli porti i suoi scritti e i suoi rispetti. Prosegui per Vaticano, ma occhio che lì, tranne il Santo Padre, sono tutti corrotti. Oltrepassi Artevere, a Ponte Matteotti, accarezzi Ducati, attento che li confondi coi ratti. Arrivi a Porta Portese davanti al cinema del suo anagramma, Remonti, Moretti. E lì te vedi Sacco e Vanzetti morti senza diritti. Te magni un paio di cornetti appena cotti. Lì te fermi. Te fermi e annusi al ponentino. E se non arriva, aspetti. Aspetti che arrivano due matti. Uno è poeta scultore, l'altro è attore e pittore. Uno è Remo e l'altro Remonti.